Ciao a tutti dalla Beche e dal marito. Oggi si va a Bergamo Creativa, siamo in viaggio per andare alla fiera. Ci vediamo dopo. Stiamo entrando, tutti mascherati, mascherina fashion. Vado, entro. Entriamo nel mondo delle meraviglie. Come potete vedere c'è tantissima gente, questo è il padiglione B che è grandissimo, ci sono tante corsie con tanti espositori. Questo stand è meraviglioso, ci sono dei lavori meravigliosi, meravigliosi. Colori, i modelli sono meravigliosi. Feltro, pannolenci in ogni maniera, in ogni colore. Possiamo vedere tutti i tipi di lana, cotone, tantissime cose, tantissima gente. Non posso fare tanti video perché se no mi brontolano. Qui ci sono tutti i quadri fatti con tutti i brillantini. Guardate che meraviglia! Gomitoli e ancora gomitoli. Questa è la juta di tutti i colori. Ci sono tantissime cose, dai saponi alla biancheria per i neonati, alle borse, a tutto per i ricami, per le decorazioni. Bene, creativa, ce la siamo lasciata alle spalle, siamo sulla via del ritorno. Ciao a tutti dalla Beche, oggi vi parlo delle fiere della creatività. Allora, le principali sono abilmente e creativa e si svolgono nei periodi in primavera e in autunno. Allora, la primavera è all'estate. E l'autunno è quella anche più, diciamo, più assortita perché anticipa il Natale. Allora, vi voglio dare dei consigli su come prepararvi per andare a visitare una fiera della creatività. Allora, la prima cosa da fare, che io sempre vi consiglio, è di prepararvi una lista delle cose che volete acquistare, sia che siano materiali, che siano anche accessori, nel senso le forbici, gli utensili, chiamiamoli, via, queste cose qui. Qualche giorno prima, un po' di tempo prima, mentre che fate i lavori, magari vi accorgete che vi manca una cosa, ve la segnate subito in modo che quando andate avete già la lista pronta. Poi, un altro consiglio è come ci si veste per andare a una fiera. Siccome c'è da girare quasi tutto il giorno, cioè diverse ore, vi consiglio un abbigliamento comodo, il cosiddetto vestirsi a cipolla, perché tanto poi c'è caldo, quindi vi dovete levare il giubbino e tutto quanto. Poi di calzare delle scarpe comode, perché c'è da camminare tanto. Altro consiglio è portatevi se avete, chiaramente se avete intenzione di acquistare un bel po' di roba, portatevi un trolley o quelle borse con le rotine sotto, in modo che vi muovete bene fra gli stand della fiera, anziché avere le borse, borsette, borsine, vi consiglio il trolley.
Poi il pranzo, vi consiglio il pranzo al sacco, perché per andare a comprare il mangiare ci sono le file ai vari sportelli, alle casse e quant'altro. Quindi io vi consiglio di portarvi la roba al sacco, il mangiare al sacco. Oltretutto, dislocate nella fiera ci sono delle aree picnic proprio per poter consumare il pranzo al sacco. Ci sono anche, come sono stata io, questa qui di Bergamo, c'è anche un self-service dove potete consumare anche dei pasti caldi. Comunque, se avete poco tempo, specialmente il pranzo al sacco è l'ideale. Magari poi vi fermate per un caffè, per un dolcetto, eccetera, eccetera. Detto questo, io vengo a farvi vedere cosa ho acquistato a Bergamo Creativa. Partiamo subito. Inforco gli occhiali perché sennò non ci vedo. Niente, li apro la prima volta con voi, i pacchi che ho portato dalla fiera. Allora, apriamo il primo pacco. Questo si chiama Livio Bijou, viene da Sciacca Agrigento, questa ditta, quindi dalla Sicilia. Ho comprato dei ferma borse, delle chiusure per le borse. Allora, le ho prese, ve le faccio vedere, anche abbasso un po' il video, così le vedete meglio. Vi faccio vedere questi. Questi sono dei manici per queste borse, per le borse così, per i borsellini. Clitch, clutch. Ne ho preso uno oro, diciamo un po' tipo ottone, e uno tipo un po' rame, un po' rosato. Ne ho presi due. Questi li ho pagati 2,50 euro l'uno. Sì, 2,50. Poi ho preso anche sempre due fermature per queste borse. Ne ho prese un po' più grandi, vedete, piccole e più grandi. Così. Poi vi farò il tutorial di come si applicano queste fermature. Poi ho preso questi due manici da borse, questi sono belli pesanti, e anche qui poi vi farò il tutorial per una borsa che si porterà in questo modo, vedete? E poi ho preso delle miniature che diciamo sono bottoni di legno in vari soggetti. C'è il cuoricino, c'è il fiocco, c'è il muffin, la farfalla, tutte hanno due buchini da poter usare, poter essere usati anche come bottoni. Vedete, sono tutti decorati. Possiamo mettere sia dalla parte neutra che dalla parte colorata, anche per guarnizione, insomma, nel mezzo a dei nastri, a dei fiocchi. Ne ho presi un bel po'. Questi 1,50 euro l'uno. Sì, 15 centesimi l'uno, ma che dico? 1,50 euro 10, quindi 15 centesimi. E questo è il primo acquisto. Poi ho preso da Filincanto questo stand qui che c'ha tante robe bellissime. Ho preso, vediamo, basta. Filincanto, sì, mi ha dato anche il biglietto da visita. Qui ho speso 23 euro e ho preso questi nastrini qui di Grosgrain. Sono belli spessi, anche se li dobbiamo incollare su qualcosa, la colla non traspare dal diretto, Quindi sono bellini. L'ho preso verde a pois, sempre di Grosgrain. Ho preso anche il blu, anche questo bello spesso. Poi ho preso un po' di marrone con la firsolina bianca, vedete? E l'ho preso anche rosso. L'ho preso anche rosso. Rosso non guasta mai per Natale, per la festa della mamma, per San Valentino, per una laurea, va bene sempre. Il rosso non deve mai mancare. Questo, se farò qualcosa sul tema mare, ci starà bene come guarnizione. Blu e bianco è proprio l'ideale. Oltretutto c'è anche della stoffa questo colore. E questo marrone, come vi ho detto, per lo shabby chic è l'ideale, insieme al bianco e panna. Vedete? Questo è proprio attaccato bene. Anche un bel fiocchettino, così. È bellino, con la firsolina bianca è proprio bellino. Mi piacciono questi nastrini qui. Questi li ho pagati 5 euro l'uno, sia quelli grandi che quelli piccoli.
E poi ho preso anche, sempre a Finincanto, ho preso questa passamaneria che fa dei pompon che si possono usare sia come decorazione, sia che tagliandoli e da appuntarli, attaccarli a qualche cosa. Questo l'ho pagato 3 euro tutta la confezione. Ce l'avevo già bianca e nera questa, e rossa. Quella rossa l'ho usata tantissimo per Natale. Anche questi poi farò delle borse e invece li metterò. E questo è Finincanto. Poi sono andata da questo qui, che c'ha delle stoffe americane, un amore, un amore, un amore. Il mondo di pezze si chiama. Questo viene da Lecco, questo stand qui. Ho preso del tubolare, così, rosa, perché mi potrà servire per fare le gambine alle bamboline, le braccia. E ne ho preso 1 metro e l'ho pagato 3 euro. E poi c'era una promozione su questi tessuti americani che sono meravigliosi, però costano un po'. Quindi ne ho presi due soli. Costavano 2,50 l'uno, se ne prendevi due, 4 euro. No, scusate. Costavano 5 euro l'uno, se ne prendevi due, 8 euro. Sì, o 4,50. Cioè, io ho pagato 8 euro tutte e due. Non sono tantissime, però servono più che altro per il patchwork, per l'appliqué, per tutte queste cosine qui, perché è un cotone bellissimo, è bello consistente, non sfilaccia, sfilaccia pochissimo e poi è brillante come colori, è molto brillante questo qui. E l'ho preso marrone con le roselline panna e panna con le roselline un po' marrone, un po' bordeaux. E questo è il mondo di pezze. Poi sono andata da More Fill, vi rialzo un po' se no non vedete. Ecco qua. Sono andata da More Fill, la ditta è questa qui, è di Ariano Irpino in provincia di Avellino, quindi chi è della Campania la conoscerà perché c'ha proprio la sede lì. E ho preso questi gomitoloni qui che sono di peso 200 grammi l'uno e l'ho pagati 5 euro l'uno, 5, 10, 15, 20. E ne ho presi 4 perché c'era un po' di promozione prendendoli 4. Mi sembra 6 euro l'uno, 4, 20 euro, una cosa così. E poi ho preso anche della juta colorata e anche questa c'era la promozione. Sì, questi 4 l'ho pagati 10 euro tutti e 4. Non li vedete. Ecco, l'ho preso rosso che è un diciamo un po' corallo, panna, bordeaux e un verde pistacchio. Questa aiuta, serve sia come per lavorare all'uncinetto, per fare tante cosine, e anche come decorazione, dei fiocchetti, vedete, dei fiocchetti anche così. Ora me ne tiro fuori un pezzettino, magari messa per decorare, messa anche un po' doppia in questo modo, vedete, è bellina. E l'ho presi, anche questo c'era la promozione, che fai? Non li prendi tutti e quattro. E questo da More Fill. Queste sono belle anche per lavorare all'uncinetto, per fare i granny, le mattonelle, no? Quelle famose. E questi colori l'ho presi più che altro per usarli anche per i capelli delle bamboline, che sono molto bellini. Questo, diciamo, è un po' un vinaccia, questo è un grigio, questo è il panna e il rosso. E questo è l'acquisto da More Fill. Poi sono andata da questo chi è? Vediamo questo chi è. Questo è Sarobidi, Sarobidi. Questo viene da provincia di Venezia. Sarobidimerceria.it. Ho preso del pizzo alto 1,5 cm, così sono 5 metri, l'ho pagato 3 euro. Vedete? E poi ho preso delle palline piccoline di polistirolo e vedrò cosa ci farò, però delle volte mi ci sarebbero volute, però non le avevo, quindi mi sono dovuta arrangiare. E degli ovetti, anche questi per rivestirli, per tutti i lavoretti. E ho preso anche delle ghirlandine così, di quelle schiacciate, vedete? E qui tutto, il tutto ho speso 9 euro. Tutte queste cose qui.
scusate, vedete, tre ghirlandine e questi ovetti di polistirolo. Però polistirolo poi l'ho preso anche da un'altra parte, perché non ero contenta e l'ho ripreso. Allora, questo sarò di il biglietto non la visita è questo. Facebook e anche Instagram. E questo lo mettiamo da parte. Queste palline sono anche adatte, tagliate a metà e poi rivestite per fare anche dei piedini, delle manine, alle bamboline. Insomma, per tante creazioni. E questo è qui. Poi sono andata da merceria tante idee. Sì, merceria tante idee. Io ci ho comprato tanta roba da questo negozio qua. Mi sta cascando tutto. E anche qui ho comprato, guarda, qui mi c'è rimasta la mascherina che avevo fatto per andare in fiera con i pennarelli, l'avevo fatta da sola. Ah, a proposito, approfitto per salutare Michela, Marina e Antonella. Michela, Marina e Antonella che mi hanno riconosciuto e mi hanno salutato, mi ha fatto tantissimo piacere. Quindi le saluto e le ringrazio. Torniamo a noi, riabbasso la telecamera e vi faccio vedere, la mascherina si può levare. Questa è la Sabaody. Allora, sono andata a merceria, tante idee e ho comprato degli altri ovetti di polistirolo. Però l'ho presi anche questi qui che si aprono. Questa misura. Li metto così se non mi rotolano. Questa misura un po' più grandi. Anche questi possono servire a tante cose. Questo tagliato a metà e messo così può anche fare da piedi a delle creazioni, a dei personaggi. Questo si attacca proprio ovunque. Eccoci. E poi le ho presi un po' così, questa misura. E ne ho presi un po' questi, ne ho presi due soli di questi qui grandi. Anche questi sono apribili, ci avevo messo l'ovetti dentro perché mi prendevano meno spazio. Le misure sono queste, ne ho presi un bel po', vedete? Uovi a gogo, uova a gogo. Anche qua ce ne sono degli altri. E questa merceria tante idee, mi ci sono fermata due volte, quindi ho speso 13 euro. Tutto questo 13 euro. Merceria, tante idee. E questa. Vedete, è raffigurato un cagnolino. Poi mettiamo via tutto. Faccio da trovargli il posto, il laboratorio, questa roba. Ma qua sono andata da Tricot Caffè, questo, però nello scontrino c'è scritto un'altra cosa, non lo so come. Moda Italia, questo è provincia di Padova, anzi proprio Padova. Ah, merceria tante idee, non vi ho detto di dove viene, non c'è scritto. Nello scontrino, magari c'è qualcuno vicino. Reggio Emilia, è Reggio Emilia, merceria tante idee. Questa qui è Reggio Emilia. Allora, qui da Moda Italia Padova ho comprato questi pezzettini qui di panno lenci, queste strisce, questi fogli di panno lenci, diciamo. Non so quanto misurano, però la misura è un po' standard. Sono così. Sono dei rotolini di panno lenci, questa misura qui. E li ho pagati 1 euro l'uno, quindi 10, 10 euro. E vai, altri 10 euro. Non portate la carta di credito perché la svuotate, portate soldi misurati, più di quelli non spendete, date retta a me. E poi sono andata da un'altra parte che si chiama Le Meraviglie di Teo, ci ho già comprato diversa roba anche qui, è uno stand che mi piace molto. Ho preso questi pacchettini qui. Perché quel panno lenci là non aveva questi colori qui. Questi sono tutti sfumati, vedete? Anche per fare delle creazioni tutte su questo colore o tutte su questo. Sono proprio abbinati bene, sono dei colori belli. E questo pacchetto qui di 5
5 euro, quindi questi qui 5 euro, 5 e 5. E poi ho preso delle scritte, buona Pasqua, ogni scritta 1,50 euro, cioè buona Pasqua 1,50 euro. No, l'ho messo tutto storto, così, buona Pasqua. L'ho presi panna, lilla, un bel verde e giallo. Ho preso questi qui, 1,50 euro ogni scritta. E poi ho preso il feltrovello, questo, che è tutto, quasi tutto melangiato, all'infuori di questo verde. Questi sono tutti melangiati. Ho preso questo Tiffany, poi ho preso questo qua, questo rosa, questo un po' più, diciamo un po' più acceso come il rosa, e questo arancio. E questi li ho pagati 3,50 euro all'uno. E sono questa dimensione. Questa dimensione in questo modo, e quindi anche qui abbiamo dato. Ora, guarda, le meraviglie di Teo, questo. Poi sono andata da un negozio di, da uno stand di stoffe, e questo era lo stand di, eccola qua, Merceria, Pelletteria, Bettoni, Luciana. Questa è Seriate Bergamo, questa ditta qua. Seriate Bergamo, Bettoni, Luciana. Ho preso questo tessuto che è un mistolino. È da canovacci questo, infatti ha la cimosa di qua e di là, è alto, sarà 80 centimetri. E ne ho preso 1 metro per 2 metri, perché ci vorrò fare dei canovacci con delle applicazioni, con gli appliqué. E anche qui vi farò il tutorial. E questo l'ho pagato 18 euro. La roba buona si paga 9 euro al metro. Poi sono andata da questi. Poi mi sa che abbiamo finito. C'è più niente. Ma basterà anche. Sono andata da Creativa by Marta. E questo Milano, questa, ho preso il tulle color Tiffany e ho preso il tulle color rosa pesca, un po' salmone, rosa pesca, questo colore qui. 10 euro e 10 euro. Ce n'è tantissimi metri anche per fare le bamboline, delle decorazioni. Bene, io ho finito. Io vi saluto, ho finito di mostrarvi i miei acquisti. Ora rimanete sul canale, iscrivetevi per vedere realizzate le opere con questi accessori, con questi materiali. E vi ringrazio, vi saluto, vi invito a mettere nei commenti se avete bisogno di qualche delucidazione, di qualche consiglio, sono ben lieta di rispondervi e come sempre un bacione dalla Beche. Ciao!